Buongiorno, oggi è settembre, oggi è il 3 settembre, è martedì e è tornato il traffico. Stiamo andando al lavoro, abbiamo preso il cappuccino, avete il plebiscito con il barista napoletano simpatico, però non ho fatto le riprese perché c'era tanta gente e poi soprattutto c'era anche la polizia dentro. Quello è il bar dei poliziotti perché qua dietro c'è una questura e adesso c'è qualcuno che cerca di mettermi sotto. Fortunatamente non ci è riuscito. Oggi facciamo quest'altra strada, non passiamo per il Pantheon ma per Piazza del Collegio Romano. Intanto vediamo Piazza Grazioli, se si scende la telecamera, non so perché è alta. Scendi. Siamo a Piazza del Collegio Romano. Questa è la scuola. E ancora non sono cominciate le scuole, infatti non ci sono i ragazzi fuori. In ogni caso è presto perché sono le 7:25. Non li trovo quasi mai, anche d'inverno con le scuole aperte io passo sempre prima perché attacco al lavoro alle 8. Attaccando al lavoro alle 8 non li trovo, i ragazzi arrivano all'ultimo momento. Stiamo arrivando a via del Collegio Romano e su questa strada c'è l'arco, eccolo qua, che mi piace molto, non so che cosa unisce, però mi piace come struttura. Questa è una parallela di via del Corso. Via del Corso è praticamente impraticabile, c'è sempre tanta gente, anche perché in questa parte i marciapiedi sono strettissimi e si cammina scomodo, per cui io passo sempre qui al Collegio Romano, a via del Collegio Romano, piazza del Collegio Romano, c'è meno gente. D'altronde non sono turista, non devo vedere il casino, devo evitarlo. Questo è il Trinity College. Mi è sempre piaciuto perché mi piace la struttura della casa. Stiamo passando sotto l'arco. Eccolo. Questo è il passaggio pedonale delimitato ed è molte volte, anche se è delimitato, è occupato. Adesso giriamo qui sulla destra e andiamo a vedere il corso. Da qui in poi si cammina bene perché i marciapiedi sono più larghi. Via del Corso! Eccoci qua. Via del Corso. Sulla destra c'è Galleria Alberto Sordi, che stanno rinnovando, hanno rinnovato tutto. Stanno aprendo nuovi negozi, tra cui anche una Mondadori. Prima c'era la Feltrinelli, dove adesso c'è il negozio di giocattoli. Prima c'era la Feltrinelli, adesso c'è il negozio di giocattoli. Ci sono entrata, però i giocattoli non fanno per me. Cioè, sono un po' troppo grande per i giocattoli, però è carino. E sta riprendendo la Mondadori, la libreria. Manca una libreria qua in centro. L'unica libreria che c'è è sempre la Feltrinelli, che sta a Largo Argentina. Siamo a Piazza Colonna, dove c'è la colonna, e di fronte Galleria Alberto Sordi. Tra l'altro mi sono dimenticata, hanno aperto anche Uniqlo. Oh, io cado con queste scarpe, prima o poi faccio un volo. Ecco qua, Piazza Colonna.
Zara, e qua sulla destra vede il Tritone. Adesso vediamo se c'è traffico, perché vede il Tritone, il traffico è disegnato, hanno fatto una viabilità tale che c'è traffico sempre. No, adesso no. Stamattina ancora no. Tra poco ci sarà traffico? Sicuro. Zara e l'Apple Store. Eccolo là, dritto per dritto, Apple Store. Siamo tornati a vedere il corso. Questa è la zona abbastanza stretta, ma questa è pedonale, per cui si cammina bene. Si nota che è pedonale. Nella vetrina dei Tissot c'è Goldrake. Eccolo. E vai Tissot, Uforbo. Goldrake. San Lorenzo e Lucina, grazie di avermi tenuto compagnia anche oggi. A domani.